Gli studenti del Battisti non mollano, anzi rilanciano. Dopo il sit-in dimostrativo di qualche minuto poco prima di entrare in classe di qualche settimana fa, questa mattina hanno alzato la posta e dichiarato lo sciopero. Si sono ritrovati, come di consueto, alle 8 davanti all'entrata della scuola e al grido di giù le mani dal Battisti si sono avviati in corteo verso piazza 20 settembre, più coesi e numerosi della prima volta. Striscioni e slogan non sono mancati, tutti molto eloquenti sulla loro volontà di volersi opporre fermamente alla decisione dell'ufficio scolastico della provincia di accorparli al Polo 3, con il rischio di vedersi portar via tutti i progetti attivi in atto. Abbiamo deciso di scendere in piazza per protestare, perché noi siamo assolutamente contrari contro l'accorpamento con il Polo 3, ma vogliamo rimanere autonomi assolutamente. Perché tenete la vostra autonomia? Noi teniamo tantissimo alla nostra autonomia perché abbiamo tantissimi progetti, come per esempio Erasmus Plus di Marc e di Charme, soggiorni di studi linguistici in tantissimi paesi europei. Secondo noi un preside non è assolutamente in grado di controllare tante scuole. Si sono voluti radunare per un paio di ore sotto l'albero di Natale, quasi ad evocare l'arrivo di un dono natalizio che gli faccia tirare un sospiro di sollievo, e sembra che siano, almeno in questo, stati esauditi dal momento che arriva in piazza a portare il dono un Babbo Natale speciale. Mirko Carloni, che ha svolto un ruolo importante in questa vicenda, portando in consiglio regionale il caso Battisti e annunciando agli studenti, infreddoliti, la buona novella dell'assessore regionale con delega all'istruzione, Loretta Bravi. Questo accorpamento è sbagliato. Devo dire che la provincia su questa vicenda ha dimostrato ancora una volta di avere totale dimenticanza per la nostra città e anche una certa fretta ingiustificata sul piano politico. L'assessore regionale Bravi invece ha detto, insomma, oggi è anche sulla stampa, che ha intenzione di riflettere e di rinviare questo accorpamento.